Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di MotoGP e lo facciamo con un doppio video, il nostro consueto doppio video, perché dobbiamo analizzare in un contenuto la sprint race del Gran Premio d'India e nell'altro contenuto, come di consueto, il Gran Premio della domenica. E quindi addentriamoci all'interno appunto di questo weekend in India, un appuntamento che in MotoGP era atteso in quanto comunque è la prima volta che si corre in questa nazione, ma è anche un appuntamento che si è portato dietro tantissime critiche. Ne parleremo nel corso di questa premessa iniziale, proprio perché India, secondo me, dopo questo weekend ha smentito insomma tanti personaggi che avevano parlato male di questo appuntamento. C'erano stati problemi con il visto, problemi di logistica, troppo caldo, magari in alcuni momenti la pista era stata anche criticata perché non considerata idonea per appunto la MotoGP. Invece poi devo dire in battuta finale, devo dire che questo appuntamento è stato molto adrenalinico, una pista secondo me molto interessante che dà tante traiettorie diverse, tante linee di guida diverse, e poi il fatto che i meccanici erano all'oscuro di tutto in quanto primo appuntamento nella storia in India ha comunque fatto navigare alcuni top driver nell'incertezza e altri magari che avevano dei problemi fino a questo weekend magari si sono riscoperti azzeccando fin da subito il setup giusto, l'assetto giusto. E quindi partiamo proprio dalle prove libere 2 innanzitutto, perché dobbiamo andare a selezionare i 10 piloti che andranno appunto a giocarsi la pole position nel Q2 diretto. È molto importante passare subito da qui perché dobbiamo assolutamente menzionare una rarità, ossia nel Q2 diretto ci sono andate entrambe le Honda. Quindi partiamo da questo iniziale concetto, entrambe le Honda HRC direttamente nel Q2. Bravo Luca Marini che riesce comunque a mettersi per il Money VR46 in prima posizione nella FP2, bravo Jorge Martin che continua il suo trend positivo. Gli altri piloti sono Aleix Espargaró, Marc Márquez come ho detto, Bezzecchi, Vignales, Bagnaia, Quartararo, Zarco, Mir. E quindi stiamo parlando comunque di tante prime volte. Dobbiamo parlare ad esempio di Quartararo, che non è avvezzo purtroppo all'ingresso al Q2 diretto. Dobbiamo parlare ad esempio di Joan Mir, che si riesce a riscoprire finalmente, un ragazzo che ha avuto veramente un inizio di stagione complicatissimo e che magari in India è riuscito magari a far di nuovo parlare bene di sé dopo tanta sfortuna, tante cadute. E quindi sicuramente interessante sotto questo aspetto parlare di quanta incertezza ha provocato questo weekend. Ad esempio Bagnaia che riesce a strappare la 7ª posizione nelle FP2 ed entrare quindi nel Q2 diretto ha avuto tantissimi problemi invece nella prima sessione di prove libere. Quindi un Bagnaia che non riusciva mai a frenare al momento giusto, non riusciva mai a identificarsi appunto con la moto, poi sono riusciti a fare dei passi avanti importanti nel setup, nell'assetto, nel feeling del pilota con la moto, però sicuramente non è cominciato bene il weekend per il campione del mondo. E questo continua ad essere un weekend importante per Jorge Martin, che deve continuare a mettere punti importanti in cascina per recuperare su Pecco Bagnaia, ma anche per comunque tenere a distanza Bezzecchi, che comunque è sempre un rivale pericoloso. Bagnaia deve difendersi, ha dichiarato nelle varie interviste di essere arrivato a questo appuntamento non diciamo al 100%, ma sicuramente in una buonissima condizione. E poi abbiamo Bezzecchi, che è sempre stato comunque un pilota veloce, e quindi sicuramente anche lui è arrivato non nelle condizioni perfette da un punto di vista fisico, però sicuramente anche lui è molto in palla. Un Q2 molto interessante con, ripeto, una sensazione importante positiva per quanto riguarda le Honda. E invece per quanto riguarda le qualifiche, quindi Q1 abbiamo il passaggio diretto al Q2 di Raul Fernandez, che riesce appunto a strappare la miglior performance, e poi abbiamo Alex Marquez che purtroppo nel passare nel Q2 diretto è stato anche protagonista di un incidente molto molto doloroso per quanto lo riguarda. Salterà la sprint e poi anche la gara, quindi abbiamo un Alex Marquez in gravi difficoltà da un punto di vista fisico, ed è un peccato perché sicuramente stiamo parlando di un pilota che poteva dire la sua, proprio perché la moto è sicuramente una moto molto performante. E poi ripeto, parliamo poi del Q2 diretto, la pole position la strappa Bezzecchi fa un ottimo
un tempo strepitoso, 1:43,9, ed è sicuramente un record di tutto rispetto. Secondo posto per Martin, terzo Bagnaia, quindi un pochettino continua la MotoGP a regalarci questo triello molto molto spettacolare: Bezzecchi, Martin e Bagnaia, quarto Marini, quinto Mir, che riesce a mettersi davanti a Marc Marquez, settimo Zarco, ottavo Quartararo, nono Vignales, decimo Aleix Espargaró, undicesimo Raul Fernandez e poi dodicesimo Alex Marquez, che purtroppo poi non prenderà parte né alla sprint né alla gara della domenica. Quindi abbiamo veramente un poker Ducati molto interessante. Abbiamo un Mir che riesce a mettersi davanti a Marc Marquez, e sono due gli aspetti di questa qualifica, purtroppo, da andare ad approfondire: l'infortunio di Alex Marquez, che ripeto salterà questo weekend e al 99% salterà anche il prossimo weekend a Motegi in Giappone, quindi un infortunio dolorosissimo per il pilota spagnolo. E poi l'altro argomento è Marc Marquez, che ovviamente continua ancora a far parlare di sé con la questione scia. Marquez, che a un certo punto si è inchiodato a Bagnaia, non ne voleva sapere di lasciarlo stare, poi comunque in alcuni tentativi si è inchiodato anche a Martin, lo ha un po' disturbato. Quindi stiamo parlando comunque di un Marquez che continua a fare di nuovo il giochino della scia. E poi dobbiamo parlare della sprint race, perché la sprint race è stata veramente molto molto spettacolare. Purtroppo l'incidente al primo giro non ci voleva tra Marini e Bezzecchi, sfortunato Bezzecchi che va lungo ed è costretto poi a rincorrere, Marini invece out, purtroppo Marini cade ed è fuori gioco per quanto riguarda la sprint. E poi abbiamo una grande vittoria nella sprint race: Jorge Martin che va all'attacco e vince in una maniera molto molto importante. Bagnaia si difende bene strappando la seconda posizione, il risultato migliore che appunto potesse fare. Terzo posto per Marc Marquez, che riesce a fare veramente un miracolo incredibile, porta la Honda al terzo posto disegnando veramente traiettorie fantastiche. Altra, ripeto, sontuosa vittoria per Jorge Martini, che continua a rosicchiare punti in classifica a Bagnaia, che comunque ha limitato i danni. Grande Marc Marquez, sfortunato Bezzecchi che fa una gara in rimonta spettacolare, fa dei giri record importantissimi a un certo punto durante la sprint, segno proprio del fatto che Bezzecchi sarebbe stato della partita, sarebbe stato della sprint se purtroppo Marini non l'avesse centrato al primo giro. Quarto posto Binder, che riesce a difendersi nel finale dalla riscossa, dalla rimonta di Bezzecchi, che nel finale aveva superato anche Quartararo, che conclude la gara in sesta posizione. Ottimo anche Quartararo, ma si vede quanto veramente Quartararo sia stato in difficoltà comunque durante tutta la sprint, perché lui poteva mettere magari tanta velocità nel giro secco, ma per quanto riguarda la gara non aveva veramente nessun'arma per poter attaccare il diretto avversario davanti, arma che non poteva neanche usare volendo per difendersi da Bezzecchi, che era completamente più veloce di lui. Settimo posto Miller, ottavo Vignales, e sono appunto loro i piloti che vanno a strappare punti durante questa sprint. Riduce a 33 punti il distacco Martin da Bagnaia dopo questo appuntamento, purtroppo diventeranno molto di più, ma ne parleremo nel video successivo, nella seconda parte. Quindi veramente una sprint molto molto interessante. Concludiamo questa analisi con due parole appunto sul circuito, perché veramente è un circuito spettacolare. Abbiamo avuto nella settimana comunque precedente problemi al visto per i vari piloti, problemi di casistica, di logistica, perché comunque la struttura non era completamente pronta al servizio di questo weekend. Abbiamo avuto tanti giornalisti che hanno parlato male del circuito, intimando comunque il calore esagerato, quindi una gara che avrebbe messo comunque a dura prova il fisico dei vari contendenti. Abbiamo avuto tante dichiarazioni anche contro la conformazione stessa del circuito, perché molti dicevano che India non era adatta al motociclismo. Ricorderete, i più esperti anche di Formula 1 sapranno benissimo che India è stato appuntamento 4 anni della Formula 1 ed è un circuito prettamente automobilistico. Quindi, anzi, tra l'altro, piccola fun fact su questo circuito, abbiamo un record incredibile, perché Sebastian Vettel è praticamente l'autore di tutte le pole position e di tutte le vittorie su questo appuntamento, su questo circuito. Quindi lui è l'unico ad aver fatto in Formula 1
Formula 1, pole position e vittoria in tutti gli appuntamenti possibili. Quindi 4 anni di Formula 1, prima volta per la MotoGP, ma devo dire che in finale, in conclusione, questa pista mi ha veramente stupito. Non mi aspettavo comunque una tale freschezza, perché tante volte abbiamo visto degli inserimenti in curva dei piloti in maniera diversa, fatti in maniera diversa. Alcuni entravano in un modo magari un po' più stretto, altri un po' più larghi, quindi c'erano tante traiettorie diverse, tante possibilità diverse, e questo vuol dire che tanti piloti talentuosi che magari non erano in grado di competere su altri circuiti perché il mezzo non lo permetteva, qui potevano metterci del loro, ed è stato appunto quello che hanno fatto poi Joan Mir, che è caduto durante la sprint purtroppo, Quartararo soprattutto, e poi anche e soprattutto Marc Marquez. Quindi i piloti comunque capaci di fare ottime performance, ma che non potevano farlo purtroppo causa moto, sono riuscito a farlo proprio perché la conformazione di questa pista permetteva tante traiettorie diverse, e quindi i piloti si sono un po' sbizzarriti. Ragazzi, questa era l'analisi, la prima parte dell'analisi del Gran Premio d'India. Ci fermiamo appunto qui alla sprint race. Ottima vittoria di Martin. Bagnaia si difende con un secondo posto importante, terzo posto strepitoso per Marc Marquez, che riesce appunto a fare un secondo podio stagionale sempre durante la sprint, dopo quello che ha ottenuto a Portimão alla prima gara, tra l'altro, del campionato, la prima sprint stagionale. Ragazzi, questo era il mio commento, ditemi cosa ne pensate voi con un commento qui sotto, mettere like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere la seconda parte oppure altri aggiornamenti sul mondo della MotoGP. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti raga!